benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Dal 2006, alla guida di Verissimo c'è la nostra Silvia Toffanin. La sua dolcezza ed eleganza hanno conquistato i telespettatori di Canale 5. Il garbo con cui intervista i suoi ospiti sono uno dei suoi punti di forza. Molti la ricordano ancora agli inizi della sua carriera televisiva, a Passaparola, il quiz preserale di Gerry Scotti in onda negli anni 2000. La sua carriera in TV in realtà è iniziata nel 1997, quando partecipò alle finali di Miss Italia. Poi appunto, la grande occasione nel 2000, quando venne scelta come letterina di Passaparola, ruolo che ha ricoperto per 2 anni. Da quel momento ne ha fatta di strada. E è riuscita a conquistare il primo ruolo di conduttrice. Era il 2002 quando le affidarono il programma di Canale 5, Non Solo Moda, che ha condotto per 7 anni consecutivi. Dal 2006 ha preso il posto di Paola Perego a Verissimo. Da allora non ha più mollato il timone del talk del sabato pomeriggio di Canale 5. Un successo sempre crescente, che l'ha portata in queste ultime 2 stagioni a raddoppiare l'appuntamento settimanale. Non più in onda solo il sabato, ma anche la domenica pomeriggio. E per giunta con ottimi ascolti, visto che Verissimo batte sempre la concorrenza delle altre reti. La Toffanin è diventata un volto familiare per il pubblico, che ora si chiede quanto guadagni la conduttrice. Una curiosità a cui ha risposto il sito contocorrenteonline.it, secondo cui la Toffanin si porterebbe a casa ogni anno circa 1.370.000 euro. Una cifra stratosferica, ma di cui non si hanno conferme. Di certo la conferma non l'avremo dalla diretta interessata, visto che è sempre stata molto riservata. Di lei e della sua vita privata si sa ben poco. Lei e il compagno Pier Silvio Berlusconi non amano stare al centro del gossip. Stanno insieme da 20 anni, e di loro ci sono pochi scatti di coppia. Non si sono mai sposati, e hanno 2 figli, Lorenzo Mattia di 13 anni, e Sofia Valentina di 8. Silvia e Pier Silvio hanno scelto di vivere con i loro figli a Portofino. Proprio di recente la coppia ha comprato nella cittadina ligure una splendida villa con vista sul mare. Una mega residenza di 1.300 metri quadrati, con piscina, frutteto, vigneto e uliveto. Il tutto per la modica cifra di 20 milioni di euro. Insomma, cifre che noi comuni mortali possiamo solo sognare. Detto questo, vi ha stupito il compenso della Toffanin? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!